La cosa che mi affascinava di più di Diabolik, che era tipicamente italiano, no? Nonostante fosse ambientato a Londra, in Inghilterra, che i personaggi si chiamavano tutti con nomi italiani e con nomi inglesi, cioè Gloria, Wilson, Marcello, e stavano già, alcuni stavano nella copertina, nell'ultima copertina. Poi voglio sapere se voi avete resistito alla tentazione di iniziare il film come spesso iniziava Diabolik, con l'inquadratura del cannocchiale nera, faceva la mascherina, e c'era il personaggio, e c'era il pensiero di Diabolik che diceva alla mia stessa corporatura. Era una cosa bellissima, no? Scusate. Il pensiero di Diabolik quasi sempre aveva la sua stessa costruzione. Sì, certo. Infatti questo era un problema per fare il film. Certo. Poi gli attori diciamo tutti la stessa costruzione. Guarda, il metodo non si può replicare. Allora, noi abbiamo, ci tengo, faccio mezza seria e mezza non seria. La parte seria è che siamo la parte tua. Un orco se non lo vuole fare basta farlo. Anche perché noi ci siamo sfiorati da produttori, volontariamente. Se raccontiamo ci siamo sfiorati nell'ufficio da produttori, però se vuoi fare delle mediazioni noi ci siamo. Scusateci la parentesi intima con Piccioni, però no, volevo dire che la meno seria, la più seria è che il motivo principale per cui abbiamo dovuto fare Diabolik tra tante cose che amiamo, qui sono contento che tu lo dici perché non tutti se ne accorgono, è che Diabolik è molto italiano. E noi ci tenevamo a fare un noir italiano, e quindi è molto italiano anche se si svolge in un paese immaginario. E non solo noi abbiamo rispettato assolutamente questa cosa, che è uno dei grandi passi di Diabolik, ma c'è un personaggio che c'è nel film, che nel fumetto è un caso rarissimo, si chiama George Caron, e noi l'abbiamo chiamato Giorgio Caron, cioè noi abbiamo tradito il fumetto solo quando il fumetto ci sembrava che tradisse se stesso. Un Diabolik ancora più autarchico, insomma. C'è un Diabolik del cinema italiano che è già stato fatto ed è il Diabolik di Mario Bava, 1968, esattamente, Gian Filippo Loppa ce l'ha fatto. Ecco, c'era Marisa May nel ruolo di Eva Kent, c'era Michel Piccolini nel ruolo dell'ispettore Ginko, quindi volevo chiedervi se lo avete visto, se lo avete rivisto magari nell'imminenza di questa operazione. Allora, rispondo molto sinceramente, nel senso che io l'avevo visto, rispondo poi per me perché in passato non ci siamo tanto confrontati, però io l'avevo visto da piccolo, diciamo, c'è un film che è stato fatto da noi giornato, quindi era un film vecchio, l'ho visto in televisione, e quando lo vidi rimasi molto deluso. Ma semplicemente perché poi ho saputo, parlando poi con gli eventi di Vitto, che Mario Bava non voleva fare un film, cioè Diabolik non gli interessava, e quello che lui e della Ventis volevano fare era un James Bond italiano, e presero i diritti di questo fumetto per farne un James Bond, e rivisto dopo, pensando che lui volesse fare James Bond, il film diventa molto più interessante, nel senso che Diabolik non c'è nulla. Per esempio, rispetto alla citazione di Diabolik che faceva Giuseppe prima, Diabolik non si traveste, perché se non si traveste Diabolik non è Diabolik, è proprio un film che ha poco a che fare con Diabolik. Detto questo, noi, anche nel dubbio, no, se, visto che noi facciamo un film che è fatto dal fumetto Diabolik, non dal film, ci siamo posti il dubbio se era giusto rivedere o era meglio evitare di vederlo questo film, noi l'abbiamo rivisto. E nel rivederlo, in effetti, poi, nella preparazione del nostro film, non nella struttura che è totalmente legata al fumetto, l'abbiamo un po' guardato, nel senso che delle cose che ha fatto Mario Bava, che era un regista strano, tanto un regista con tanti registi di quegli anni, tremendamente altalenante, tra dei grandi film e dei film brutti, si può dire. Si può dire, si può dire. Che poi che appartiene non ai suoi migliori, però lui era uno che aveva sempre un senso di immagine molto forte, era un regista molto visivo, era un ex direttore della fotografia, e quindi ci sono delle cose, per esempio noi abbiamo combattuto col costume, che era difficilissimo mettere quello che è stato il fumetto, ricordando. E lui ci ha avuto delle fantastiche idee, per tanto, per lungo tempo abbiamo proprio
giocato con l'idea di copiarlo addirittura, perché lui semplicemente non lo ha messo in tuta, gli ha messo la giacca, dei pantaloni e la maschera sopra, la giacca di pelle, tanto di chiodo, già di amore, perché di bava. E la cosa interessante è che tu non è che lo vedi diverso quando lo vedi, però in realtà è diversissimo, no? E quindi in solo in quella parte là visiva, anzi due cose, lui ci ha ispirato, nel senso che ci siamo resi conto che non c'è bisogno di rifare la calzamaglia del fumetto. Per essere fedeli, perché c'è sempre l'intenzione di essere fedeli, non ce l'ha più. La calzamaglia è anche un problema, adesso no, ma allora. Allora era impensabile, adesso si riescono a fare delle calzamaglie accettabili, però sempre. Il primo pensiero è quello di essere stato la calzamaglia. Sì, la calzamaglia è un dramma. E poi anche questa idea che c'era la Bava Fabio, cioè quegli effetti speciali, lui faceva delle cose folli, cioè lui infatti giù dal film, poi si vede, no? Il film di Bava, a un certo punto di Apolli che entra nel mio vicino di tutto con la macchina e si vede chiaramente, si vede, però qui si vede, quindi è sbagliato, ma poi c'è qualcosa di geniale, lui mette quattro cose davanti all'obiettivo e lui fa salire una cosa che come se ci fosse ed entra la macchina, ma in realtà questa cosa è una cosa di questa dimensione. Messa davanti all'obiettivo, no? E questo ci ha dato, come lo so, si svolge negli anni 60, un po' quel divertimento del cinema di una volta di essere anche un po' sgangheramente artigianale, non so come dire.